Un robot che si rispetti deve potersi muovere. Evviva i connettori! Ecco qui il mio robot con i connettori. Può muovere braccia e gambe. Per fare questo progetto utilizzerò come base un robot fisso che ho già fatto in un precedente tutorial. Vi lascio il link in descrizione. Dovrò togliergli gli arti in modo da poterli rendere poi mobili. Quindi utilizzerò dei cubi vuoti per tagliare le parti che non mi servono. È molto semplice, si posiziona un cubo vuoto dove si vuole tagliare la parte in eccesso e si raggruppa. In questo modo verrà un pezzo unico. Bisogna fare attenzione ad essere piuttosto precisi perché la stampante stamperà esattamente ciò che c'è sul progetto, compresi gli errori. Una volta fatto questo, devo togliere anche le gambe. Lo faccio sempre con un cubo, perché è molto più semplice. Lo tiro e raggruppo. Al posto di questi, dovrò mettere dei connettori che trovo schiacciando la freccia in alto a destra dove c'è scritto forme base e schiacciando connettori. Io utilizzerò un giunto che è la forma viola. Questa non si può modificare le dimensioni, si può solamente ruotare, quindi bisogna adattare il resto della struttura al giunto e non viceversa. Ne devo mettere uno per ogni braccio e uno per ogni gamba, in modo da ottenere così degli arti mobili. Bisogna fare attenzione che siano anche uguali fra di loro. E simmetrici. Fatto questo, faccio lo stesso anche per le gambe. Ruotati ovviamente nell'altro verso. Questi due sono esattamente identici fra di loro. Quindi ricopio l'incollo, facendo attenzione anche che non si tocchino l'uno con l'altro. E poi devo raggruppare di nuovo il tutto, ricordandomi però di togliere le figure che per questo robot trovo meno belle. Poi si possono anche lasciare. Per prima cosa le taglio con un cubo vuoto, ma poi devo metterne anche uno pieno perché altrimenti rimarranno in parte. Cambio il colore perché altrimenti è troppo scuro, ma al solito non ha importanza perché verrà del colore del filamento utilizzato. Ora copro per una volta per tutte definitivamente le figure. Bisogna fare attenzione a non farlo finire sotto il piano di lavoro, perché poi la stampante non è in grado di farlo. E quindi bisogna rimpicciolirlo. Ora raggruppiamo di nuovo e la base è pronta. Ora bisogna fare gli arti. Per fare le gambe è molto semplice. Prendo un cubo che stringo un po' e alzo e aggiungo in cima un connettore nominato sfera che si collegherà al giunto. Poi devo copiarlo e incollarlo in modo che siano identiche. Io ho fatto le gambe di 15 mm per 15 mm. Ecco la sfera. Devo posizionarla all'interno
del cubo, facendo attenzione che fuoriesca esattamente la metà che mi serve. Raggruppo e poi faccio copia e incolla per ottenerne due. E ora devo fare le mani allo stesso modo, semplicemente il cubo invece che alzarlo lo abbasso. Le mani ho preferito farle un pochino più piccole, 10 mm per 10 mm. E anche qui devo aggiungere la sfera. Esattamente come prima. Provando anche a centrarla, se possibile. Ora raggruppo, la copio e la incollo. Dopo aver stampato, basterà incastrare gambe e braccia nei connettori per renderle mobili.